Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, bentrovati. Ero assente, diciamo, questi giorni. Adesso riprendiamo il nostro e cammino. Sono tornato, riprendiamo il nostro e cammino. Stamattina meditiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 21.24 a 27. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non a chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Ecco, carissimi, non è chiunque dice Signore, Signore che entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre. Qui si tratta dunque di essere coerente tra la parola e l'azione. Tutte e due cose dovrebbero andare insieme. Matteo ti dice che Gesù rivolge la sua parola ai suoi discepoli come per prevenirli da ogni orgoglio, da ogni, diciamo, superbia, diciamo così, come lo fecero i farisei, anche quelli della gnosi, quelli che pensano che hanno la conoscenza di Dio con la ragione, tutto quanto. Ma Gesù previene dunque i suoi discepoli di non cadere in questa trappola. Loro sono i missionari, devono andare ad annunciare la parola di Dio. Allora, l'essenziale non è soltanto di invitare la gente a ascoltare e basta, ma anche a mettere in pratica. Solo chi mette la parola di Dio in pratica può veramente entrare nel regno dei cieli. Ecco, carissimi, quello che Gesù dice ai suoi discepoli. Dunque, l'azione deve accompagnare la parola. E questo riguarda anche noi oggi. Ci sono delle persone che hanno un dono di comunicare Dio alla gente, di parlare di Dio, di predicare. Sanno bene manipolare proprio la Sacra Scrittura. Tutto questo benissimo. Ma quando i fatti non seguono, vi ricordate, nel passo precedente di questo brano si parla di riconoscere i profeti dai frutti, si riconosce l'albero dai frutti, si riconosce l'albero dai frutti. Giustamente, rimaniamo in questa logica. Allora, potremmo predicare, potremmo dire tante cose, potremmo raccontare, proprio parlare di Dio, potremmo arrotolarci per terra, ma quando i fatti non seguono, allora siamo un cembalo che suona. Dentro c'è un vuoto. Ecco, carissimi, perché oggi il discorso di appartenere a Cristo non è tanto essere battezzato, non è tanto fare il rosario ogni giorno, andare a messa ogni giorno, fare la comunione, pellegrinaggi, le preghiere di qua e di là, non è tanto quello, ma soprattutto mettere in pratica la parola di Dio. E perciò la parabola di stamattina proprio lo dice, te lo dice chiaramente, ce lo dice chiaramente. Chi ascolta la parola e la mette in pratica è come quest'uomo che ha costruito la casa sulla roccia. Giustamente, chi ascolta la parola e la mette in pratica, la vita sua, che è come una casa, è costruita sulla roccia che è Cristo. Al di là delle tempeste della vita, delle vicissitudini della vita, di ogni situazione, di ogni problema che può attraversare, la vita sua rimarrà salda, forte. Questa persona avrà la capacità di oltrepassare, di sopportare, anche di vincere, di superare ogni difficoltà, perché non cammina da solo, Cristo sta con lui, perché la vita sua è dedicata a Cristo, al di là delle sue imperfezioni, ma comunque la vita sua è proprio nelle mani di Dio. Cerca proprio di mettere in pratica questa parola. È normale alla fine di vincere ogni cosa perché Cristo sta con questa persona. Al contrario, colui che ascolta la parola poi non la mette in pratica, proprio è come uno che ha costruito la casa sulla sabbia. Quando arrivano gli eventi della vita, la casa che fa crolla, dunque la vita nostra crolla.
crolla, cade. E siamo tanti a essere in questa situazione. Quante volte siamo portati dalla parola, abbiamo lodato, ringraziato Dio per dire questa parola mi ha toccato, questa parola mi piace, veramente Signore aiutami. Poi alla fine, che cosa segue? C'è un cambiamento, una conversione, o poi la parola entra dalla parte sinistra, esce dalla parte destra? Che cosa? Qual è l'impatto di questa parola nella vita nostra? Quando l'abbiamo ascoltata? Allora alla fine, che cosa ha prodotto questa parola dentro di noi? Che cosa ha prodotto? Ecco quello che Gesù vorrebbe dirci. Attenzione, non ci lasciamo ingannare dai secoli oggi, dalle cose di questo mondo, dai piaceri di questo mondo. Purtroppo la nostra società ti offre tante cose e qualche volta non ci lasciamo trascinare da queste cose. Abbiamo il tempo di fare tutto tranne le cose di Dio. Sappiamo, e oggi Gesù ti dice, attenzione, non con la parola che entreremo nel regno dei cieli, ma con la concretezza della vita. Leghiamo la nostra vita alle azioni concrete, alle cose proprio concrete. È lì che noi troveremo la vita giusta, la vita nostra. Allora che il Signore veramente ti aiuti in questo tempo di avvento a mettere in pratica la sua parola per vincere ogni avversità, ogni tempesta e ogni situazione della nostra vita, perché Cristo sarà con noi. Vi auguro una buona e santa giornata. Che Dio vi benedica sempre.